Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Io sono Miss Giulia e questo è un video in collaborazione con il sito CoBiz. Sul sito di CoBiz, per chi si fosse perso l'unboxing, ve lo linko qui nella i di informazione. Ho preso tante cose interessanti, tra cui uno stampo davvero molto carino. Ve lo mostro e andremo proprio a sperimentare con questo stampo. Questo è il codicino di questo stampo graziosissimo, che volendo, oltre ad essere utilizzato con la resina, possiamo realizzare anche le saponette con queste formine davvero carinissime, candele. Possiamo anche utilizzarlo per realizzare dei muffin, qualcosa di lievitato, perché appunto sono degli stampi in silicone e quindi possiamo ovviamente farne l'uso che vogliamo. Ovviamente se vanno utilizzati con la resina dopo non possiamo utilizzarli per cucinare, ecco, però questo è normale. Questo stampo è carinissimo perché c'è la zucca con il cappello, zucca questa qui un po' più piccolina, c'è il fantasmino, il pipistrello col dentino fuori e c'è anche il teschietto. Io andrò a realizzare una calamita, infatti vi occorre anche una calamita, io ho queste qui giganti, quindi sono perfette per questa tipologia di stampo. E come resina vado a utilizzare la resina, questa qui della Resin Pro, una resina epossidica dove c'è il componente A e il componente B, il rapporto di 16. Ovviamente andrò ad utilizzare anche vari pigmenti per andare a fare o la zucca o il fantasma o il pipistrello e tanta pazienza. Buon tutorial! Primo procedimento, vado appunto a miscelare la mia resina. Allora, come vi dicevo prima, il rapporto di 16, quindi metto esattamente 20 del componente A, ecco 28, mettiamo 30, ok, mettiamo 30 di A, ok, e 18 di B. Ok, perfetto. E adesso giro la mia resina delicatamente per 5 minuti. Rieccomi, la nostra resina è pronta. Tra l'altro vado a dividere gli stampi perché non so se ve l'ho detto, ma all'interno della confezione sono presenti appunto due stampi ed eccoli qua. Vi ricordo che il codicino è questo qui ed eccolo qua. Ovviamente nell'info box vi lascio sia il codice di questo stampo e sia il codice sconto. Quindi vado a utilizzare un solo stampo e voglio andare a realizzare sia la zucca con il cappello e sia la zucca senza cappello al momento. Poi dopo andrò a realizzare forse anche il pipistrello e il teschietto. Quindi andiamo ad realizzare questa qui con il cappello. Per il cappello volevo appunto andare a spolverare nella parte sopra del cappello questa sorta di, non è un pigmento ma è un ombretto, questo ombretto qui della Kiko, che non metto più, ma è davvero un bel colore con i glitterini, e quindi vado a prendere un pennellino e vado a spolverare appunto il pigmento qua sulla parte soltanto del cappello. Prendo un cotton fioc. Ovviamente faccio attenzione a colorare soltanto la parte del cappello. Rieccomi, questo è il risultato. Oltre a inserire questo ombretto della Kiko che ha i glitterini e vira un pochettino al violetto, ho spolverato anche questo pigmento nero e questo è il risultato. Ovviamente si è un po' sporcato qui, ho
l'ho pulito con un cotton fioc e un pochettino di alcol, ma un po' di ombra c'è, non fa niente. E adesso con la resina vado a realizzare una bella colorazione di arancio. Qui ho disponibili diverse sfumature di arancio e adesso vado a realizzarne appunto una per la zucca. Allora aggiungo un pizzichino di questo arancio, eccolo qua. Un altro pochino e poi un pizzichino di questo arancio un po' più intenso, una sorta di terracotta, e vediamo che colore fuoriesce. Aggiungo anche qualche glitterino sempre arancio, ecco qua. Rieccomi, questo è il colore, è perfetto, e adesso vado a versarlo all'interno dello stampo. Parto con questa qui, con il cappellino. Ovviamente non vado a riempire tutto lo stampo perché è bello alto, quindi vado a riempirne una metà. Che bell'effetto qui che sta. Ok, e adesso vado a versare l'altra zucchetta. Per la seconda zucca ho realizzato un arancio un po' più intenso rispetto a quello di prima. Eccolo qua. Ho aggiunto un pizzico in più di questo qui, e questo è il risultato. E adesso vado a versarlo ovviamente all'interno dello stampo. Non dimenticate poi di scoppiettare le bollicine. Infatti devo andare a prendere un accendino e verso appunto. Ecco qua. Verso tutto. Ovviamente oltre l'accendino ricordate di ripassare con i bordi, io ripasso appunto con un dotter in modo da non avere bolle. Ok, aspetto la catalisi di questi due e ovviamente con la resina nera, con sempre il pigmento questo qui di Kiko, andrò a realizzare sia il teschietto e sia il pipistrello. Rieccomi, la resina è pronta, vado ad unire all'interno della resina questo ombretto della Kiko tutto riflessato. Vado un pochettino a grattarlo in questo modo, aspettate che sposto il tutto, ecco qui. Modo e aggiungo anche un po' di pigmento, questo qui nero, quello che vi mostravo prima, giusto una puntina. Aggiungo anche qualche glitter. E vado a mixare. Aggiungo anche dei glitterini fucsia e ho aggiunto anche dei glitterini blu elettrico. Rieccomi, questo è il risultato. Davvero molto molto bello l'effetto, e vado a versare la resina sia all'interno del teschietto e sia all'interno del pipistrello. Ovviamente sempre metà stampo. Ed ecco qua. Adesso aspetto la catalisi di queste quattro calamite.
Rieccomi, le creazioni in resina si sono catalizzate, esattamente il giorno dopo, e adesso vado a scoprirle. Allora, questa è la prima zucca. Volendo gli occhietti, il naso e la bocca, possiamo passare con un'oniposca di quelli che indelebili, oppure possiamo andare a colare della resina, poche goccioline, qui per andare a fare i dettagli. Io sinceramente mi piace anche così, anche senza gli occhi e la bocca con i dettagli neri. Ovviamente poi andrò a limare il retro, so se si nota, con una lima, e poi semplicemente andrò a mettere la calamita con la colla a caldo. Vi mostro anche gli altri e poi ovviamente vi mostro le calamite ultimate. Questo è il risultato con il pigmento, ed eccolo qua. Peccato che c'è una piccola bollicina, ma non fa niente, tanto sono mie queste calamite. E stesso discorso qui, andrò a ripulire appunto i bordi. Mostriamo anche il teschietto. Oddio, che carino! Questo è il teschietto, tutto pieno zeppo di glitter, carino. E vi mostro anche l'amico pipistrello, che carino anche questo. Peccato che c'è una bollicina qui, però ripeto, sono per me e sono soddisfatta del risultato. Anche questi devo limarli sempre i bordi. E queste sono appunto le quattro calamite. Adesso vado ad aggiungere appunto il magnete e ritorno da voi. Vado a limare leggermente i bordi. E adesso con la colla a caldo vado a posizionare i vari magneti. Ed ecco qui le mie quattro calamite a tema Halloween. Ecco qui le calamite all'opera, le ho messe sul frigo di casa e adesso posso appunto sfoggiarle, le adoro. Le ho messe insieme appunto alle altre calamite, questa qui centrale è stupenda, sho sho shichue. Il tutorial termina qui, spero sia stato di vostro gradimento, lasciami un like, io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuovi video. Ciao ragazze, buon Halloween!